Cari amici modellisti, buongiorno. Oggi parliamo nella nostra scheda di una locomotiva a scartamento ridotto, scala H0E. Anzitutto sentiamo se il macchinista a bordo della locomotiva. Hans? Ok, Hans ci ha risposto. Quindi possiamo passare alla descrizione della locomotiva. La locomotiva fa parte della serie MH399 delle ferrovie dello Stato austriache. La serie MH però era nata per conto delle ferrovie dello Stato della Bassa Austria, ossia NOLB, NULB, e erano locomotive di supporto a scartamento ridotto e originariamente progettate per il percorso di montagna della Mariazellerbahn. Le macchine sono nate dall'esigenza di disporre di locomotive a scartamento ridotto più potenti di quanto non fosse in precedenza per la ferrovia di Mariazell. In precedenza le locomotive che questa ferrovia aveva a disposizione erano le classiche a tre assi e quelle a tre assi più un bisel posteriore. Ecco qua, questa è una locomotiva della classe MV 299, sempre per le stesse ferrovie, che però era più piccola e meno potente. Infatti le serie U, UV e MV si erano presto rivelate poco performanti sull'impegnativo percorso della ferrovia di montagna. Dopo che la prima locomotiva a vapore surriscaldata delle ferrovie dello Stato della Bassa Austria, ossia una UH1, si era dimostrata molto valida, però sulle linee in piano, la NOLB, ossia le ferrovie dello Stato della Bassa Austria, ordinò alla fabbrica di locomotive Krauss a Linz 4 locomotive. La NOLB aveva inizialmente 4 locomotive a vapore surriscaldato, denominazione da MH1 a MH4 per la tratta di montagna. Queste locomotive vennero consegnate nel 1906. A scopo di confronto furono ordinate anche 2 locomotive a vapore umido che ricevettero le denominazioni MV1 e MV2 e furono messe in servizio nel 1907. Poiché la variante a vapore surriscaldato si dimostrò migliore nel funzionamento, nel 1908 le due locomotive a vapore umido MV1 e MV2 vennero convertite in vapore surriscaldato e furono acquistate altre 2 macchine a vapore riscaldato che vennero denominate M5 e M6, mentre le M1 e MV2 vennero classificate MH4 e MH3. Allora, queste 6 locomotive erano originariamente dotate di un camino Kobel con parascintille montato, ossia qui sulla sommità del camino, qui vi era una cassa circolare che serviva per assorbire le scintille prodotte
dalla caldaia e mescolato il fumo per evitare che si disperdessero nell'ambiente e incendiassero i boschi. Tuttavia, dopo alcuni anni, l'elevato numero di passeggeri rese necessaria l'elettrificazione della tratta per Mariazell e Gusferk, tanto che dal 1911 le locomotive a vapore di questo tipo furono utilizzate solo sulla diramazione della linea locale Ober, Grafendorf e Gresten, la cosiddetta Krumpe. Nel periodo tra le due guerre mondiali le locomotive circolavano anche sulla Ibastalbahn e sulla Waldviertler Schmalspurbahnen. Dopo il 1938 la Deutsche Reichsbahn classificò le MV in suo possesso come 99, 1101 e 1102. E le MH, sempre in suo possesso, come 99, 1111 a 1116, cioè 1111, 12, 13, 14, 15, 16. Nel 53 le ferrovie statali austriache rinumerò le locomotive della serie MH come 399 e la serie MV come 299. Sulle linee Krumpe, che ricordiamo era diramazione da Mariazell a Ober, Grafendorf e Gresten, e le MH erano indispensabili per i pesanti treni merci, soprattutto carichi di legname, fino all'acquisto delle potenti locomotive diesel gruppo 2095, che è avvenuto intorno al 1960. Queste locomotive però, di cui parleremo in seguito, erano poco adatte, dato il peso il carico assiale elevato per alcune linee secondarie e pertanto potevano essere usati solo sulle linee principali. Di conseguenza le locomotive che si rendevano libere da questi locomotori diesel erano stati venduti e utilizzati su altre ferrovie a scartamento ridotto austriache, ad esempio la Zillertalbahn, la Waldviertler Schmalspurbahnen, la Velachtbahn in Carinzia e la Pinzgaubahn. Dal 1970 circa il numero 399 si è poi concentrato nel Waldviertel, dove ha gestito gran parte del traffico totale fino agli anni 80. Di conseguenza le ferrovie a scartamento ridotto del Waldviertel sono diventate una destinazione di viaggio popolare per gli appassionati di ferrovie di tutto il mondo. Per ottenere il massimo peso di attrito possibile, di 30 tonnellate e con percorrenza anche su curve strette, per l'MH è stata scelta una costruzione con un tender di supporto Kraus e una disposizione delle ruote di 2. Gli assi del tender di supporto Kraus sono incernierati al telaio principale della macchina. Il primo asse accoppiato e l'asse motore senza flange della ruota sono fisse nel telaio, mentre il secondo e il quarto asse hanno un gioco laterale. Da notare che il secondo asse è senza la flangia, in quanto questo permette di percorrere al meglio anche curve strette, curve di 70-80 metri di raggio. Chiaramente la mancanza del bordino
non comporta grossi problemi, e queste locomotive del resto non perdono la capacità di traino normale. Come dicevamo, questo tipo di costruzione con i due assi, terzo e quarto asse con gioco laterale, secondo asse senza flange, ha permesso di funzionare in modo ottimale con raggi d'arco di curva di 80 metri. L'azionamento è fornito da due cilindri esterni a vapore surriscaldato. La capacità e la potenza di questa locomotiva era sufficiente per trasportare treni fino a 120 tonnellate di peso a una velocità di 30 km all'ora su rampe del 27 per 1000. E veniamo alle caratteristiche. Allora, abbiamo detto gli anni di progettazione, 1904-1905, gli anni di costruzione dal 1906 al 1908, l'anno di utilizzo per trasporto merci e passeggeri vero e proprio è dal 1906 al 1980. Dal 1980 ad oggi queste locomotive vengono utilizzate solo per traino di convogli turistici. Il rodizio, secondo il sistema italiano e europeo, è di 0,80, con una lunghezza di 11,65 metri, una velocità massima di 40 km all'ora. Il diametro delle ruote motrici è di circa un metro, ossia 92 centimetri, la potenza continuativa di 450 cavalli, i cilindri, due cilindri di diametro 410 mm e corsa 450 mm. La griglia aveva un focolare di 1,59 metri quadrati, la pressione di esercizio 13 atmosfere, il peso in servizio di 45,8 tonnellate, con un peso aderente di 30,08 tonnellate, e chiaramente il carico massimo per asse è di 7,5 tonnellate, il che le rende abili a tutta la linea, anche con armamento leggero e di scattamento ridotto. L'acqua contenuta nel tender è di 5 metri cubi e il carbone di 1,92 tonnellate, il che rende queste locomotive praticamente ospiti dei depositi carboniferi, in quanto devono essere frequentemente rifornite di carbone durante la corsa. Le unità costruite 10. Veniamo ora al modellismo. Per quanto riguarda le case modellistiche, praticamente sono tutte austriache e qualcuna tedesca. In ogni caso, queste case hanno prodotto in scala ridotta, tipo la Weinert, tipo la Stangl e la Ling hanno prodotto questa locomotiva, però in scala ridotta, mentre con una scala di produzione, con una quantità di produzione più elevata, c'è la Rocco. Il prezzo di queste locomotive è elevato. Le locomotive normali dotate di presa NEM, ricordiamo che la presa NEM si trova nel tender, e viene intorno ai 300 euro. La versione digitale 330-340, la versione digitale sound, come in questo caso, viene con il costo della trasformazione tutto intorno ai 450 euro. Se si pensa che una locomotiva come quella sullo sfondo della Broad Limited Import
costa intorno ai 400 euro, si può valutare il costo di questi modelli in scala ridotta. In questo caso la locomotiva era stata acquisita grazie a uno scambio e era stata acquisita in modello analogico. Inizialmente avevamo operato con un'operazione mista, in quanto volevamo trasformare da analogico in digitale sound la locomotiva. Di conseguenza, dato che c'era poco spazio nella caldaia e c'era anche la zavorra, abbiamo messo il decoder vero e proprio nel tender, poi abbiamo derivato i fili del diffusore all'esterno della locomotiva, portati sulla prima carrozza, il diffusore è stato messo nella carrozza. Naturalmente il gancio qui è stato reso solidale in modo che non si svincolasse con gli appositi perni della Rocco. Successivamente, grazie a un tecnico dotato delle apparecchiature specifiche, ossia una fresatrice di tipo professionale, è stato possibile trasferire il diffusore all'interno della caldaia, fresando la zavorra, e di conseguenza è stato tolto il diffusore dal carro e la locomotiva adesso si presenta bella pulita. La locomotiva ha discreti suoni e chiaramente sono abbastanza limitati. Comunque vi è una sirena, vi è un campanello, il carico del carbone, la pompa dell'acqua, poi il carico del carbone, del vapore, fischio del capostazione, aggancio sgancio, griglia. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte steigen Sie jetzt zum. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Annunci di stazione. Fischio corto. Scarico aria compressa. Carico vapore, pompa acqua e caricamento acqua dalla torre dentro del serbatoio. Quindi, se dobbiamo vedere rispetto a altri modelli di scala più grande, le 20 possibilità di questa locomotiva brillano. Chiaramente questa locomotiva la faremo vedere nei prossimi video in azione, e pertanto per questa volta è tutto. Vi ringraziamo e vi salutiamo.